calcio di punizione per la Fiorentina, sul punto di battuta sempre Pascual, occhio al suo sinistro, pallone dentro, attenzione a Toni, rete! Fiorentina in vantaggio, Luca Toni, 1-0 al decimo minuto. Pascual cerca spazio, subito cross, Nesta, pallone che passa, Jorgensen, e il conto è 2-1, 30 secondi, Fiorentina in vantaggio, Martin Jorgensen, sbaglia Nesta, punisce Jorgensen. Calcio d'angolo per la Fiorentina, 4 minuti alla fine più recupero, occhio a questa battuta di Pascual, di testa Pancaro, attenzione, Toni, il pallone che termina in rete, 3-1, 42esimo, era stata doppietta di Gilardino, annullata, e doppietta di Toni, valida, 3-1 Fiorentina, 15esimo gol in campionato per Luca Toni, partita chiusa. Fiorentina-Milan, si sa, è una classica del calcio italiano, dall'alto di 95 anni di storia la prima, addirittura 122 la seconda. Bandiere come Antonioni e Rivera, centravanti come Battistuta e Van Basten, doppi ex come Galli ed Albertosi, Battistini e Dastori, Massaro e Rui Costa, Baggio, Borgonovo, Amerin e Chiarugi, per arrivare agli attuali Tatarusano, Rebic, Saponara e Bonaventura. Certo, il palmarès è un po' diverso e faremo torto alla nostra e alla vostra intelligenza se affermassimo il contrario, ma due vittorie conquistate al Franchi in tempi recenti vale la pena raccontare e ricordare. Abbiamo riascoltato il 3-1 del 20 novembre 2005, quando la prima Fiorentina di Cesare Prandelli schiantò quella ultrastellare di Carletto Ancelotti, Dida in porta, Nesta e Maldini in difesa, Gattuso, Pirlo, Seedorf a centrocampo, Shevchenko, Gilardino e Rui Costa in attacco. Di contro, una brigata di allegri ragazzotti, guidata da un Dino Colato centravanti, che a fine stagione vincerà il titolo di capocannoniere, la scarpa d'oro e il campionato del mondo. Nonostante questo, proprio una doppietta di Luca Toni e Fulmini e una rete di Jorgensen lanciarono una Fiorentina bellissima, seconda in classifica e in corsa per un posto in Champions League. Da queste parti Fiorentina-Milan non è mai una partita come tutte le altre, spesso si sono incrociati i destini europei delle due formazioni. Allora, buon divertimento, può iniziare il match del Franchi. E a proposito di corsi e ricorsi storici, il 16 marzo 2015 si affrontano la Fiorentina dell'ultimo Vincenzo Montella e il Milan di Pippo Inzaghi. È la 26esima delle 38 giornate totali e una tantum i viola sono avanti di 7 punti rispetto ai rivali rossoneri. Vantaggio milanista con Mattia Destro, pareggio all'83esimo di Gonzalo Rodriguez che, da improvvisato centravanti, incorna un invito dello spagnolo Joaquin. E sarà proprio Joaquino per gli amici, che all'89esimo riprende, sempre di testa, un cross di Pascual al termine di un assedio viola all'arma bianca. La chiusura la dedichiamo all'esorcismo, quasi alla scaramanzia, perché dopo una sconfitta al 91esimo ci aggrappiamo volentieri alla vecchia zona Cesarini nella speranza di tracciare la via per una vittoria contro la prima della classifica. Mette in movimento Joaquin, va a puntare Bonaventura, cross teso e il colpo di testa sotto misura da parte di Gonzalo Rodriguez per il pareggio della Fiorentina. Pascual, cross deviato, colpo di testa di Joaquin e arriva il vantaggio della Fiorentina all'89esimo con il gol di Joaquin.